adesso 7:17. Per il nostro territorio è quasi un record, diciamo. Ho riempito la sala in questo momento. No, te lo volevo comunicare, no? Anche perché, intanto buonasera. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Abbiamo un solo problema stasera, che alle 19:00 dobbiamo uscire perché alle 19:05 sta il film. Abbiamo un problema tecnico. Ma tra l'altro il sabato dell'unico weekend in cui si è incassato da anni, cioè con la Cortellesi e col Capitano, cioè già che il cinema non ci ha cacciato, perché abbiamo levato la Cortellesi oggi pomeriggio, quindi è già una grande cosa, però siamo contenti, perché noi l'avevamo detto prima, mica sapevamo che la Cortellesi incassava, cioè così. Allora, che cosa ci facciamo? Che cosa stiamo, perché siamo qui? La domanda sorge spontanea. Allora, siamo qui perché Mauro, voi non lo sapete, molti di voi sicuramente non lo sanno, frequenta Biceglie da tantissimi anni. Per tanti anni, per secondo me qua 5-6 anni, abbiamo tenuto dei corsi a Biceglie di Mauro quando, diciamo, era meno conosciuto, e li tenevamo in un posto che i bicegliesi possono comprendere facilmente come potesse essere l'unico posto dove si poteva ospitare Mauro Scardovelli, che era da Don Salvino. Dove l'applauso è d'obbligo e noi ce lo piangiamo tutti i santi giorni. Ma non fa niente questo. Poi, niente, ha deciso di stabilirsi stabilmente nel nord Italia senza scendere mai più al sud, finché ha dovuto cedere a delle condizioni che forse lui vi racconterà. Detto questo, la cosa importante, che è uno dei motivi per cui questa conferenza è sponsorizzata da alcuni loghi che potete vedere sopra. Uno è un altro punto di vista. Non ci potete credere, ma a Biceglie c'è una casa editrice che pubblica i libri di Mauro Scardovelli da un po' di anni. E abbiamo pubblicato questi tre libri, Bellezza, Verità e Giustizia, Salverà nel mondo, Attuare la Costituzione partendo da noi stessi, il volume 1 e il volume 2, L'insurrezione dell'anima, il nuovo rinascimento che ci aspetta, attuare la Costituzione partendo da noi stessi, e poi abbiamo pubblicato Il dialogo sonoro. Quindi a Biceglie pubblichiamo i libri di Mauro Scardovelli da tanto tempo, finché finalmente è arrivata la Rizzoli e ci ha pubblicato due libri con la Rizzoli. Uno, L'amore è un'azione, e penso che oggi ne parleremo in qualche modo, Come abbandonare l'ego e tornare a te stesso, è Mauro Scardovelli, Dall'io a noi. Dopo di questi, poi ci sono tanti altri prima che abbiamo pubblicato, sono usciti due libri di BioBlu che sono Verso un nuovo rinascimento e La rivoluzione della coscienza. Questo non c'entra niente, ma visto che mi trovo... Vabbè, va. La guerra è guerra. Non c'entra niente, se non fosse che della stessa casa editrice di Mauro Scardovelli, ma soprattutto perché parla delle cose nostre. Poi la protagonista ha un nome a caso che un giorno si scoprirà del libro, e questa cosa interessante. Il titolo non si legge dalla cera, Il segreto del respiro si chiama. Serve per sopravvivere. L'autore? Aspetta, per... Certo, Massimo Valente. Massimo Valente. Vabbè. Ora, detto questo, gli altri luoghi invece sono Abbraccio Uniale, perché ovviamente la nostra associazione, che ha cambiato un po' di nomi, ora siamo arrivati all'Università Popolare Uniale, prima eravamo Alef, poi Alef,
non me li ricordo neanche più. Ora siamo arrivati a Unialet, per ora. E poi Abbraccio alla Vita, che è la libreria che si prende carico e che organizza tutte queste cose pericolose, e il Polidam Italia, che festeggia 100 anni l'anno prossimo e che noi facciamo un sacco di manifestazioni in questo senso, e Felicità e Benessere, che organizza questi Benessere Day, che è un gruppo di amici di Bisceglie con cui cerchiamo di attuare la Costituzione, seguendo i principi. Fatta questa premessa doverosa, poi passo subito la palla a Mauro, che so quando inizia, ma non so mai quando finisce. Però oggi alle 19.00, quindi abbiamo una cosa. Mi interrompi, mi devi. No. Certo, sì, sì. A che devo partire? Se non hai preso altri impegni per il pomeriggio. Vabbè. Mi devo abituare un attimo a questa. Perché voi ci vedete, ma noi niente. Cioè, per noi stiamo davanti al mondo. La roba luminosa, magari siete tutti santi, siete queste aureole, guarda lì. Va bene. Allora, intanto sono qui per tre fondamentali ragioni. Una si chiama Carolina, che è seduta lì. È seduta lì, ma non si alza perché... Un altro si chiama Massimo Valente, e un altro si chiama Vito Causarano. E se non ci fossero stati loro, io non sarei vivo, quindi non potevo esserci, no? E questa è la prima cosa. Per questo che sono tornato in Puglia, per sopravvivere. Perché ho avuto 3 mesi di una malattia senza cause fisiche. È divertente, no? Tutte le analisi possibili, immaginabili, niente. Di salute ero perfetto, però... Avevo un piccolo sintomo, c'è cioè un serpente, c'è la sensazione di un serpente che mangiava il fegato. Vi fa ricordare qualcosa? Avete studiato in scuole, come si chiama quello che l'aquila gli mangiava il fegato? Questo qui, sì, lo tenevo qui per evitare il soffio che fa. Io non soffio mai. Faccio leggere il libro. Va bene. Allora, prima di iniziare vorrei farvi... Stavi parlando del serpente. Del serpente. Beh, serpente. Immaginate un serpente che vi mangia, fa male. Per poter reggere a questo dolore l'unica via era Tamjesic, che tutti conosceranno naturalmente. È una medicina che contiene morfina. Grazie alla morfina potevo dormire, potevo non stare continuamente in dolori insopportabili. E dopo 3 mesi sono venuto qua, perché non c'era, e sono tornato a casa e dopo un po' non c'era più niente. Adesso non c'ho più male, non c'ho più... Quindi, che cosa è successo? Se prima c'avevo male, dopo non ce l'avevo, l'unica differenza è che sono venuto qua. Quindi Carolina mi ha curato... standomi vicino, facendomi massaggi, quando eravamo anche a Chamonix quest'estate, avevo dolori tremendi e mi faceva massaggi anche di notte, così. Poi sono tornato qua, mi ha fatto un po' di interventi, Vito mi ha fatto un po' dei suoi interventi e Tamjesic non l'ho poi più preso e poi adesso non c'ho più nulla. Ecco, sono ancora convalescente, non è che posso, però sto già molto meglio. Allora, questa è la situazione. Adesso faccio 2 o 3 domande per capire, per orientare quello che dirò. Quanti di voi ci conoscono, ci sanno cosa facciamo, perché siamo un po' la stessa cosa? Potete... siete... Allora, potete alzare le mani invece di quelli che non ci hanno mai visto. Sì, non siete tanti. Va bene, allora, per queste persone... dirò 2 parole, università, noi siamo un'università popolare, che vuol dire non l'università normale, l'università popolare, rivolta al popolo, per attuare la Costituzione. Perché la Costituzione è
la nostra legge fondamentale, che dovrebbe regolare e disciplinare i rapporti giuridici e i rapporti economici e tutti gli altri rapporti della nostra vita. Ma in realtà è stata completamente disattuata. Secondo la Costituzione è anche un testo sacro. Testo sacro significa che è un testo i cui principi fondamentali si richiamano da tutte le grandi tradizioni sapienziali del mondo. C'è l'amico Marco Ferrini che è un maestro yoga, riconosciuto yoga Vedanta, è riconosciuto in India, quindi che ha detto che come gli indiani hanno la Bhagavad Gita, gli italiani hanno la Costituzione. Quindi varrebbe la pena cominciare a capire cosa c'è scritto. E quello che serve a noi non è molto, i primi quattro articoli, più 41, 42, poco altro per capire qual è il progetto costituzionale per la nostra società. Allora, mi sposto fin qua e qui mettiamo quello che non è costituzionale, non è spirituale e che è dovuto a una deriva materialista che è presente in tutto il mondo. Potremmo dire che il progetto delle forze spirituali negative che hanno tanti nomi, demoni, diavoli, asura, voladores, secondo delle regioni del mondo. Va bene. Questa è la società dove oggi noi viviamo. Guerre, carestie, violenze, genocidi, quelle visibili, più tutte quelle che non sono fuori di noi, ma sono dentro di noi. La guerra è dentro la nostra psiche. E la guerra nasce dall'incapacità di amare. Cioè, se noi l'avete detto, al posto di amare si è sostituito l'odio. Poi ci potete mettere quello che volete. Allora, di questo stasera non parleremo. Parliamo di questa zona qui che è molto più interessante. Questa è la zona dove si rende vere, si rendono vere le parole di Gesù. Avete sentito parlare? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questa sera cominciamo da questo, qui ce ne sono tanti altri. C'è un libro di Galimberti che si intitola, recente, che si intitola Le parole di Gesù. Ora, Galimberti è un ateo, però visto l'ignoranza che c'è in questi temi, ha pensato di scrivere un libro. E questo libro riporta alcuni passaggi di Gesù. Uno dei più importanti è quello che vi ho detto prima. Allora, questa sera non credo che farò una conferenza, perché cosa serve? Ci siamo qui, la conferenza ce l'avete su YouTube. Vorrei fare delle esperienze qua, faccio delle esperienze concrete. Esperienze
che saranno guidate dalle ultime intuizioni che durante questa malattia ha avuto, che non è durata solo 3 mesi. 3 mesi è stato il momento peggiore, ma anche prima, comunque, ho avuto dei forti disturbi somatici e poi psichici meno, perché psichici, dopo tanti anni di esperienza nel campo della psicoterapia, non erano quelli. A me mi colpisce di più dal punto di vista somatico. Allora, in questi 2 anni, soprattutto ultimi 2 anni, alle sofferenze che erano crescenti, dovute anche a cose concrete. Noi viviamo in una comunità, quella di Camogli, che però non era una vera comunità. La comunità uguale legge del dono reciproco, quindi legge dell'amore reciproco. È difficile costruire una comunità, perché per fare una comunità bisogna che ci siano persone la cui psiche è abbastanza formata. Di questo dobbiamo parlare, credo, almeno un minimo. Cioè, non è più scissa, frantumata, divisa in subpersonalità, schizofrenica. Beh, perché qui, quando siamo in questa situazione, non c'è mica un solo io. Molte persone non lo sanno. Delle cose all'università di solito non si studiano queste cose. Però tutti fate l'esperienza di una persona che vi dice una cosa e ne fa esattamente un'altra. Oppure vi dice una cosa e poi un'ora dopo, un giorno dopo, vi dice quella opposta, senza ricordare quello che aveva detto prima. Perché a volte le decisioni sono così forti che sono proprio personalità diverse. Una personalità depressiva e un'altra narcisista. E che cosa che si ricorda? Sono 2 mondi. Vorrei sapere per chi questo discorso è nuovo. Quanti di voi? Lo sapete tutti? Ci viene niente? Secondo me dovrebbe essere nuovo per molti di voi, a meno che non ci seguono proprio da tempo, perché sono pochi che fanno questo discorso. La maggioranza degli intellettuali è così, degli esperti è così. Cioè, loro vi dicono certe cose e ne fanno delle altre. E che cosa vuol dire? Amatevi l'un l'altro, come io vi ho amato. Bisogna completarla. Ama il prossimo tuo come te stesso. Domanda, chi è il mio prossimo? Qual è il prossimo più prossimo a me? Io. Se io non amo me stesso perché non mi conosco, una persona che sta qua mica si conosce. Conosce dei frammenti di sé. Quindi, se conosce il prossimo suo e quindi si ama, allora quella persona un minimo di integrità ce l'ha, ma l'altra no. Come si capisce quello che dico? No, tu le sai queste cose, ma le dico in modo comprensibile. Ce la puoi fare. Si capisce? Sì, sì. Sono sicuro.
No, perché se bisogna, se no non perdiamo i pezzi. Ecco, io devo sapere se... Allora, se siamo d'accordo fin qua, dobbiamo aggiungere una cosa. Io sono a posto con me stesso se sono una comunità dove vale le leggi del dono reciproco. E quindi vuol dire che io sono in grado di amare le mie parti più piccole. Bisogna aggiungere un pezzo. E metto qua che non è... Sì. Anche quando siamo integri, siamo persone adulte, integre, ma in realtà mica abbiamo solo la nostra età. In questo momento io ho dei bambini qua, degli adolescenti. E la mia salute mentale dipende da come mi rapporto con loro. Mi rapporto da buon genitore? E allora non rompo i coglioni a nessuno. Cioè, allora non gli faccio discorsi noiosi. Non vado a fare una conferenza che non capisce nessuno e loro si annoiano. E dico delle cose che si capiscono. Non so se vengo di dire. Cioè, parlo in modo semplice. Non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini. E allora voi dovete parlare in modo che voi come adulti avete tanti bambini interni. Ma io non parlo solo agli adulti, io parlo pure ai bambini. Qui non posso parlare, si annoiano i bambini, tutti si annoiano. Gli adulti fanno finta e niente. I bambini si stufano, si annoiano, si arrabbiano, danno male. È chiaro? E fermatemi se non lo è. Quindi adesso va detto che noi dobbiamo parlare come se avessimo sempre dei bambini, perché ce li abbiamo diverse età. D'altra parte, uno dei più grandi registi inglesi, prima di presentare uno spettacolo al pubblico di adulti, lo faceva sentire dei pubblico di bambini, di ciechi e poi di sordi. Tutti dovevano riuscire a divertirsi, stare bene, essere attenti. Va bene, adesso introduciamo subito un'esperienza. Per parlare con i bambini interni, per parlare con i bambini ad un'altra persona, devi saperti rivolgere a loro con gentilezza, amorevole. Bisogna essere affettuosi. E le persone credono di essere affettuosi e gentili con i loro figli. Meno male che non si registrano. Se si registrassero e sentissero la loro voce, direbbero, no, questa non sono io. Allora adesso faremo un esercizio sull'amorevole gentilezza. Però prima faccio ascoltare una musica alla quale ci siamo ispirati per capire bene cos'è gentilezza. Che la gentilezza non è a che fare le parole che dici, ma gli aspetti musicali del linguaggio. E quindi la musica. Vi farò sentire un brano di Mozart, la 545, eseguito da un pianista, Grigori Sokolov, che non sembra di questo mondo. Non riesco a capire come faccia a suonare così. E l'ho ascoltato, sono andato a teatro a Genova, però il teatro di Genova è stato fatto da architetti. Gli architetti guardano l'estetica, ma l'acustica mi ha dato.
e quindi non è che si sentisse molto bene, sono dovuto andare poi in fondo, però quando lo sentite, riuscite qui, penso che ci riusciamo, e capite che vi porta in un altro pianeta. E allora, se noi ascoltiamo questa musica e poi parliamo come lui suona, allora siamo facilitati. Bene? Possiamo parlare. Allora, prima di iniziare, tutti quelli che stanno in fondo, sopra c'ho tutta una fila di palchi. Se entrate da quell'ultima tenda che sta là, vi potete sedere, compreso nel prezzo, la sedia di sopra. Sono proprio la stessa cosa. Voi due vi potete mettere qua, a caserma, qua. Fanno i posti qua avanti per voi. Fanno tutti i posti sopra, ci sono una fila di palchi intera. Così iniziamo e da seduti. Va bene, va bene. Va bene. Angelo, quando sei pronto puoi andare. Ecco. Grazie. Eccolo qua. Thank you.
Questa sarà un po' la colonna sonora di questa sera. Che ore sono, per favore? 6:50. Ah, va bene. Quindi poi sentiremo il secondo tempo e il terzo tempo. Soprattutto il secondo tempo e il terzo saranno ancora più chiari dal punto di vista musicale, questo brani, per sapere come tradurlo in parole. Adesso faccio, leggo un pezzo di libro. In quel contesto mi sono sentito davvero a casa. La mia visione del mondo è cambiata, si è fatta più aperta e disponibile a nuove idee. La mia propensione al giudizio si è acquietata, il mio cuore si è aperto a nuove confortanti amicizie. Va bene, questo è diverso, no? Se io parlo a un bambino non posso parlare così. Come dovrò parlare con un bambino? Come possiamo farci ascoltare? Naturalmente, noi riusciamo a farci ascoltare se siamo interessati al mondo dell'altro, dell'altra persona. Che l'inconscio di chi ci sta vicino lo sa, lo sente. Se noi ascoltiamo, siamo pronti a interessarci a quello che dice l'altro. Questo è un discorso che sembra appartenere a una categoria di persone, sono i terapeuti, ovviamente. Ma terapeuta vuol dire curare, prendersi cura. Tutti dovremmo essere terapeuti. Cioè, perché una madre non deve prendersi cura dei bambini, un padre non deve prendersi cura della madre, dei bambini e delle persone che incontra. Cioè, è possibile che nei luoghi di lavoro ci sia tanta competizione, tanta arroganza soprattutto da parte dei dirigenti? Oggi ci sono dei dirigenti che sembrano nemici, quindi gran parte dei luoghi dove viviamo vige il principio homo homini lupus. E Gandhi diceva, quando noi siamo accecati dalla rabbia, dall'odio, viviamo in un mondo di ciechi, di stolti. Ora, ci sono persone che sono degli obnubilati, cioè demoniati, e questo lo vogliono. 99,9% delle persone vogliono vivere qua,
Chi è che vuole vivere pessimi rapporti con i figli, pessimi rapporti col coniuge, col compagno, con la compagna, rapporti superficiali con gli amici, con i conoscenti? La vita umana è vera in base alla qualità delle nostre relazioni. Nella nostra Costituzione, l'articolo 3, secondo comma, si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, quindi anche psicologico, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si sta parlando di persona umana e di un pieno sviluppo. All'università non si parla mai di che cosa si intende pieno sviluppo della persona umana. Però è il centro della Costituzione, l'articolo più importante. Però noi chiediamoci, cosa vuol dire pieno sviluppo della persona umana? Pieno sviluppo della persona umana significa pieno sviluppo della coscienza etica. Quindi il livello più alto è la coscienza cristica. Possiamo anche dire pieno sviluppo della capacità di amare. Quindi, nella Costituzione, che è la nostra carta fondamentale, ci sta scritto che è compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi adesso stiamo attuando la Costituzione, ci proviamo, almeno ci poniamo il problema. Perché il pieno sviluppo della persona umana è la premessa della democrazia costituzionale. Senza pieno sviluppo della persona umana, della coscienza etica, la democrazia non è possibile. Non possiamo creare una democrazia di persone che vivono in questa situazione, nell'odio, nel risentimento, nella rabbia. E tutti ci vivono, non c'è niente da fare, quasi tutti. Perché diamo per scontato che quello che succede nella nostra vita ci fa arrabbiare, ci rende tristi o impauriti. C'è la guerra, abbiamo paura. C'è la crisi economica, abbiamo paura per il futuro. Oppure siamo arrabbiati. Questo problema se lo pose un po' di secoli fa Baruch Spinoza, il quale fu estromesso dalla comunità ebraica in modo piuttosto violento, perché ritenevano che avesse violato le regole della comunità, per cui nessuno più gli doveva rivolgere la parola, nessuno gli doveva stare vicino, nessuno poteva ospitarli in casa, nessuno gli poteva dare da mangiare, in pratica era una condanna a morte. Spinoza aveva circa 20 anni. Ovviamente fu invaso dal terrore. Per 5 anni si ritirò, non sa nessuno dove è andato. Però che cosa ha fatto in questi 5 anni? Sappiamo cosa ha fatto. Ha lavorato per superare il problema delle passioni tristi, come le chiamano, la rabbia, la tristezza, la paura. E il risultato di questo lavoro lo trovate nel libro More,
geometrico, etica, more, geometrico, dimostrato, dimostrato. Spinoza è arrivato al punto di dire che finché non superiamo, non riusciamo a superare la presenza delle passioni tristi nella nostra vita che ci dominano, non abbiamo libero arbitrio, non siamo liberi, perché sono le passioni che ci dominano, qui ci sono le passioni, qui c'è il nostro io. Questo che vi sto dicendo dovrebbe essere la prima ora di formazione di qualunque persona, mentre non se ne parla mai. Cioè noi parliamo politici, dirigenti che si arrabbiano, che sono tristi, che sono, li vedete incavolati tra di loro, ma questi sono dirigenti dei cosa? Del manicomio. Ma si può parlare così? Spinoza aveva capito che se noi non ci liberiamo dalle passioni tristi, cioè non facciamo praticamente quella che oggi si chiama la psicoterapia, ma noi siamo meccanici, cioè agiti da forze di cui non sappiamo niente, ci sposiamo manco sappiamo perché, amiamo quella persona ma con un pezzo di noi sì, ma un altro la odia, un altro gli è differente. Questa è la società in cui viviamo. Non vi sembra che sia un problema importante da cercare di capire? Perché da qua poi derivano tutte le conseguenze a valle, la guerra, l'oppressione, tutto quello che leggete o sentite di brutto al mondo deriva dal fatto che gli esseri umani sono meccanici, quindi sono agiti da forze. È ovvio che su persone così i mass media hanno molta facilità di fare quel che vogliono. Mass media posseduti dai grandi potentati economici e finanziari, diretti da obnubilati, cioè dei demoni, che ci vuole a condizionare le persone che sono meccaniche? Ci vuole niente. Basta attivare la paura, sempre emergenze, c'è sempre un'emergenza. Prima c'è questa, poi emergenza economica, emergenza finanziaria, il Covid, la guerra da una parte, la guerra dall'altra, tutti che hanno paura. Ma questo, secondo i costituenti, non è un popolo. Il popolo è quello che è formato di persone che hanno compiuto il pieno sviluppo della persona umana. Aldo Moro, il 7 luglio del 1947, aveva proposto un ordine del giorno in cui diceva che in ogni scuola di ogni ordine e grado devono essere insegnati i nuovi valori costituzionali. Nuovi valori costituzionali significa passare da questo tipo di relazione dominante-dominato a questo, in cui i più forti aiutano i più deboli. Non è un cambiamento da poco. L'articolo 2 della Costituzione dice: l'Italia riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, li garantisce. E poi dice, e richiede l'adempimento inderogabile dei doveri di solidarietà. Qui la solidarietà non esiste, qui esiste la competizione. Se tu sei più debole, ne devo approfittare subito, perché se no mi schiaccerai poi tu, oppure mi schiaccerà un altro. Io devo lottare, homo homin lupus. Quel principio è solidarietà, dove i più ricchi aiutano i più poveri, solidarietà politica, economica. E vedete i ricchi quanto ci aiutano i poveri? Vedete
potenti del mondo, i ricchissimi, quanto aiutano. Ora, questi principi sono i principi espressi nel Vangelo, sono gli stessi e sono espressi nella nostra carta costituzionale. Siccome oggi non è che abbiamo un tempo tanto lungo, quindi dobbiamo contenerci un po', quindi salterò da una cosa all'altra. L'importante è che in qualche modo vi incuriosiate, perché poi i materiali che spiegano questa roba ci sono, nel senso ci sono un sacco di video che parlano di queste cose qui. Quindi, adesso torniamo. Amatevi null'altro come io vi ho amato, ma ci si ama se ci si esprime in modo gentile. Hai mai visto uno che ama qualcun altro, che gli urla in faccia, che quando l'altro parla gli volta le spalle? Cioè, eppure è normale ormai questo, perché questo è il mondo in cui viviamo. Questa è la società. Noi dobbiamo cambiare il tipo di società. Il regno di Dio è su questa terra, quindi il regno di Dio è l'uomo, è il regno della pace, giustizia, bellezza, verità e quindi dell'amore. In Oriente, in India, ci si salutava con Namaste, cioè onoro divino che è in te. Allora, noi dovremmo vedere nell'altro essere umano l'anima, il divino, la scintilla divina che c'è dentro, e con questa ci dobbiamo rapportare, perché il resto, cioè le strutture egoiche, le strutture narcisistiche, depressive, fobiche, non sono l'altro, non sono la sua vera identità, sono i suoi condizionamenti, quindi è meccanico. Quindi quando voi vi raggiungete una persona che vi tratta male e vi arrabbiate, è come se vi arrabbiaste con una lavatrice meccanica, non può che far così. Caro Sofia, che dici? Fin qua si capisce? Adesso passiamo alla pratica, facciamo qualche minuto di pratica. Magari puoi venire tu, Sofia, che tu sei vestita giusta per fare questa pratica. Magari diamo una seggiola. È perfettamente vestita per questo. Diamo una seggiola. Vieni, Sofia. Incoraggiamento. Ecco. Coraggio. Allora, scusa, anche ci vuole. Ma scusate, ma guardate sta sciarpa. Chi ha che ce l'ha uguale a questa? C'è nessuno. Forse sono fiorellini. Allora, dai. Allora, adesso parlami di qualcosa che ti sta a cuore, di bello o di brutto. Il microfono? Il microfono ci vuole, sì. Abbiamo fatto prove, anni che ci facciamo. I miei amici mi stanno a cuore. Difficile, cosa vuoi che dica? Come sono? Chi sono? Ti posso dire che sono... Parlami, facciamo una cosa, parlami di un problema, meglio. Non siamo pronti a parlare delle belle cose, cioè cose che... Come dire? Avete visto? Cosa vuoi che ti dica? Ma come? Sono le cose che ami. Mi dirai qualcosa? Prova a chiedermi che cosa amo io. Cosa? Beh, tra le cose che mi piace di più, la musica, la montagna, poi le persone. Carolina. Ma soprattutto la più antica radice, la musica e la montagna lì per uguale. Poi è tre mani. Cosa vuoi che ti dica? Ma io mica ti rispondo così. E io ti tengo 6 ore. Allora parlami di un problema. Tanto così.
tutti abbiamo problemi. Anche io posso portartene subito uno, comincia tu. Vai. Un problema. Ho un problema con una studentessa che non vuole studiare. C'è l'insegnante e c'ho questo problema. Non riesco a motivarla. In che modo questo è un problema per te? Perché ci tengo. Ci tengo che impari. E se lei non impara, io mi sento inutile. Ti senti? Inutile. Mettiamo che lei... I padri della... Sentivo un applauso. Ma... Mettiamo che questa studentessa non voglia mai imparare perché è guidata da forze che manco lei conosce, che non so se vuoi che sappia. Poi oggi studiare non è che sia una cosa che i ragazzi non vedono l'ora. Cioè, cosa desidera la vita? Vai da un ragazzo e dice, studiare. Qui non ce n'è ragazzi, giustamente, ma se ne fosse 10, chiediamo, ti piace nella scuola, ti diverti? E ti direi, ah, è il mio sogno. Quindi, puoi dar conto che c'è solo una studentessa? No. Vedi? C'è una. Ce n'è una, ma quante altre ce n'hai? 180. E quante ce n'hai che non hanno voglia? 160. 190. Bene, allora, mettiamo che data la condizione sociale in cui viviamo, non aver voglia di studiare, per rimanere ignoranti, sia qualcosa che viene indotto dal mass media tutti i giorni. Coloro hanno l'altoparlante che ha un diametro di 10 km. Tu ce n'hai uno che è di 10 mm. Secondo te che vince con 10 km? Però c'è un problema, questo è il gioco. Tu ti senti inutile. Cosa vuol dire sentirsi inutile? Ti fa star bene sentirti inutile? Ecco il problema. Quindi, potremmo dire che chi non sta bene, sentirsi inutile, sono delle parti piccole di te che vorrebbero sentirsi utili. Anche quando il contesto magari non lo rende possibile. È così o no? E soprattutto quando il contesto non lo rende possibile. È lì che vuoi renderti utile. Quindi tu sei una di quelle persone che quando c'è una porta che si riesce a aprire ti dà soddisfazione. Ma quando ne trovi una che non si apre, battere su quella, quella ti dà soddisfazione. Cioè, no, poi non ci riesci. Perché se devo aprire le porte, devo riuscire ad aprire quella che non si apre, quelle che si aprono da sole, okay. Nonostante me. Allora, io adesso mi metto nei panni dei tuoi bambini interni e tu sei il mio governo. Io dispongo della tua energia, perché se tu non sei in accordo con i bambini interni sono corpo, sono emozioni. Non è che ti faccio sentire tanto bene. Io, se tu mi proponi di aprire una porta che non ci riusciamo a aprire, non sai che sono contento. Io ti guardo così. Però tu vai avanti lo stesso. Quindi vuol dire che non tieni conto di quello che provo io. Ti è chiaro? Dopo quello che ti ho detto, vuoi ancora rendermi infelice? No,
voglio ascoltare. Ecco, ascolto, Io non sto bene mentre tu fai questo. Anzi, io sono arrabbiato con te. E poi i bambini, insomma, possiamo dividerli in grossi. Fondamentalmente nella pratica clinica, la nostra, quella che abbiamo messo a punto gli ultimi 8 mesi, ci sono 2 tipi di bambini, quelli narcisisti che si arrabbiano. Tu provi mai rabbia per queste cose? Ok, allora sono io. Sono il bambino narcisista. Qualche volta provi tristezza. E sono quello triste, sono quello più depresso. Quindi, non è molto che facciamo un lavoro, però credo che se mi avete seguito, avete capito che dentro la sua struttura psichica c'è un io governo, poi ovviamente c'è la tua anima, perché si sente la bontà. Tu vuoi bene dei bambini, vuoi bene, cioè sei una persona buona, tu non è che ti conosco. C'è la sua anima che contiene, è la scintilla divina, contiene tutte le qualità dell'essere, tutte le qualità dell'amore. Tu vuoi questo nella vita, giusto o no? È quello che vuoi, dici sì. Solo che l'io, il governo, quello che dovrebbe servire l'anima, cioè prendere le direttive dall'anima, non lo sta ascoltando. Cioè, in questo momento qua, mentre dici così, opprimendo i parti piccole, non stai rispettando i valori dell'anima. È chiaro fin qua? Allora, abbiamo detto, lo ve l'ho detto in un attimo, lo ripeto, potremmo dire che dentro ciascuno di noi c'è una scintilla divina. Questa scintilla divina non è misteriosissima, si sa cos'è, cosa sono le qualità dell'amore, la generosità, la bontà, la generosità, cioè come ha detto, ci ha detto, l'empatia, l'ascolto, tutte quelle qualità che noi vorremmo trovare nelle altre persone. Noi vorremmo sempre avere rapporto con l'anima di un'altra persona. Purtroppo spesso l'anima parla, ma l'io non l'ascolta. Cioè, tu la conosci la metafora del cocchio? C'è un cocchio. C'è un cocchiere, ci sono i cavalli. Il cocchio è il corpo. I cavalli sono le emozioni. Il cocchiere è l'io che deve guidare le emozioni. Se l'io non sa guidare le emozioni, quindi siamo preda di rabbia, tristezza, paura, il cocchio rischia di sfasciarsi, cioè il corpo. E qual è il problema? Che c'è un'altra cosa che c'è nel cocchio, che è il padrone del cocchio, che è l'anima. Quindi i principi divini. Se il cocchiere obbedisce ai principi divini, allora i cavalli seguono. Il cocchio, corpo, emozioni, ragione, l'io ragione, va tutto a posto. Ma in questo caso il tuo io si è posto un obiettivo, poi vedremo perché uno si pone obiettivi così, non mica a caso. Si pone un obiettivo che sarebbe giusto se fossimo qua. Se fossimo qua questo obiettivo si può fare. Anzi, è naturale. Ma in una società dove lo studio viene ridicolizzato, perché oggi quali sono le persone più ammirate dai ragazzi giovani? Che sono studiosi. Vedete che quando usce un nuovo libro, andiamo a leggere quello, non è visto mettere a discutere per la strada, no?
che Abiscede, l'ho visto ieri sera, tutti lì, no? Tutti quei libri. Ma lì dovresti avere la libreria piena di gente, no? Piena. E invece no. Che guardano? I calciatori, guardano influenze. Chi sono sti influenze? Andiamo a vedere che roba che presenta. Adesso è molto di moda la cucina. Se uno è un cuoco, guarda, una volta uno doveva, non so fare che cosa, ma adesso se un ragazzo vuole avere un sacco di donne, deve avere il cuoco deve fare. Deve far vedere com'è. E non fa altro che quello. Questa è la moda. La moda è diventata il mondo di oggi. Vabbè, ascoltiamo. Si capisce quello che dico? Si capisce. Ci tengo proprio che si capisce. Sì, c'è un pezzo che hai saltato. Sono venuto qui apposta. Perché mentre stavi raccontando che ci abbiamo due bambini interni, hai detto uno è narcisista, lei l'altro hai dato per scontato che la tristezza e il depresso. Ma l'ho detto. Sottinteso. Non l'ho detto. Per chi lo sa, per chi non lo sa. Vabbè, allora non l'ho detto per sa. Dunque, il narcisista, ma facciamo ovviamente per grossi blocchi, il narcisista è quello più rabbia narcisistica, rabbia. Il depresso è quello che si intristisce. È quello che cerca di compiacere, quello che sta così, l'altro no, fa così. Di solito la parte depressiva è più piccola, la parte narcisista è un po' più grande. Poi vi farò vedere, vi dico perché, perché questa è un'esperienza concreta che noi vediamo regolarmente tutti i giorni nel lavoro terapeutico. Va bene, ci siamo adesso? Posso andare? Allora, dunque, quindi, quello che noi vediamo è che il tuo io adulto, che dovrebbe essere un genitore di te stesso, lascia soffrire i bambini. Ti è chiaro? I bambini interni tuoi, miei. Tuoi, certo. Allora, uno dice, ma come mai? Da dove viene sta roba? E adesso facciamo passo grosso di questa sera. Se tu fai soffrire i tuoi bambini interni, di sicuro c'è un altro di questi affari, questo è un rapporto di potere, io ti faccio soffrire, ce n'è un altro qua, che è il rapporto con i genitori. Tua madre ti ascoltava, era molto attenta a te, sì, tuo padre? Per quello che potevano. Bambini piccoli non fanno questo discorso per quello che vuoi. Quindi hai sofferto ogni tanto di non essere capita, non ascoltata. No? Certo. E allora, ecco, questa è la prima cosa fondamentale. Quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, quel tipo di rapporto lì, noi eravamo piccoli, c'era un genitore che era più grande, di solito è così, non nasce da genitori grandi. Questo tipo di rapporto noi lo riproduciamo nella nostra vita. Quindi, se noi non siamo stati ascoltati, non ascolteremo. Chi? No, noi diventiamo genitori dei nostri bambini, dovremmo essere genitori dei nostri bambini interni. Capito questo? Adesso facciamo un test. Tu come ti senti dopo che ti ho detto questa roba? Ti senti bene, no? Dici, ah, che brava, adesso. Come ti senti? Ho capito. E quindi che sensazione hai? Sensazione di... Ho capito, quindi sto bene. Ho capito. E quindi lasci tutto così? No, aspetto che tu mi dica che cosa posso fare. Ecco, questa è una risposta che ci fa capire che ha capito. Perché se avesse detto, no, ho capito, e quindi continuerebbe a opprimere le parti interne come prima, allora sì, vabbè, va bene, allora facciamo. Allora, immagina qua davanti a te una di queste due parti, o quella triste, o quella depressa, quando
la vedi? La dici? Ce l'hai? Quanti anni ha? 8. A che distanza è? 3 metri. Che posizione è? Seduta. Seduta. Per terra? Sì. Ti guarda? No. Dove guarda? Guarda per terra. Quindi è seduta per terra e guarda per terra. Fammi vedere come più o meno, come fammi vedere la posizione. Sono accennata, da così? Così. Benissimo, perfetto, grazie. Quindi. C'è voluto una lunga analisi, eh? Le persone le sanno queste cose. Quindi, lei ha visto questa bambina, che fa così e guarda per terra. Non ti guarda. Ok? Assaggio. Da quello che vedi lì, che cosa prova questa bambina? Che emozione ha? È triste. Ecco, questo è triste. Okay. E tu, vedendo questa bambina, che cosa provi? Sono triste anch'io. Che cosa provi oltre alla tristezza? Perché se lei è triste e lei è triste, che facciamo? La tristezza al quadrato. Vediamo. Quindi puoi capire che la bambina la vuoi aiutare? Eh certo, sì. Quindi io vorrei che mi guardasse, per esempio. Ma non lo può fare. Non lo può fare perché lei, la bambina, è meccanica, ovviamente. Non può fare, mica hai scelto. È condizionata da quello, dai comportamenti che tu hai avuto tutta la vita. Ovviamente non sempre, ci sono dei momenti che quando sei triste è così. Quindi tu stai comportandoti come ha fatto tua madre con te, tu con tua bambina. Ti è chiaro questo? Te l'ho già detto. Però la vuoi aiutare, questo va molto bene. Quindi potrebbe dire, ma provi affetto per lei? Sì. Da 0 a 10, quanto provi affetto per lei? 10. Quindi la vuoi aiutare? 10 affetto. Quindi sei pronto a impegnarti? Sì. Ok, bene. Adesso la diagnosi è finita, adesso passiamo all'aspetto di cura. Adesso io ti dirò delle parole, sono parole che sono state testate infinite volte e quindi funzionano con delle varianti ovviamente. Allora tu rivolgiti a questa bambina e dirgli, cara bimba, io vedo tutta la tua tristezza, vedo la tua sofferenza. E mi dispiace infinitamente. È vero, ti dispiace? Certo. Puoi dirgli, ora sono venuta qui. Per aiutarti. Il mio più grande desiderio. È liberarti dalla sofferenza. È vero? Guarda se la bambina già reagisce oppure no. Sì. Che fa? Uno sguardo, mi guarda intanto. Così? Ti guarda. Allora puoi dirgli. Ti parlo da un minuto e mezzo.
Ti ho abbandonato per dei decenni. Ti ho abbandonata per dei decenni. E tu sei già pronta ad ascoltarmi. E tu sei già pronta ad ascoltarmi. È vero o no che è così? Sì. Ti aggiungi, nessun adulto è in grado di fare questo. Nessun adulto è in grado di fare questo. Cioè, se voi siete arrabbiati o tristi con qualcuno, basta che vi parli due minuti, Ok? Quindi significa? Quindi significa? Che tu sei un'anima proprio molto buona e gentile. Che tu sei un'anima molto buona e gentile. Ci credi? Sì. Ecco, questo tu lo senti vero, perché è vero. Sì. Bambini hanno... sono come l'anima grande, la tua anima buona e gentile. La verità del bambino è quella. Poi però incontra il genitore interno che riproduce le cose della famiglia e quindi si chiude. Però lui o lei vuole venire. Ok, ti è chiaro fin qua? Sì. Adesso dimmi ancora. Il mio più grande desiderio. Il mio più grande desiderio. E poterti abbracciare. E poterti abbracciare. Tenerti vicino al mio cuore. Tenerti vicino al mio cuore. E liberarti totalmente dalla tua sofferenza. E liberarti totalmente dalla tua sofferenza. Ok. Guarda come reagisce. Non ci crede molto. Avete visto che lei, quando gli ho chiesto quando voglio liberare la tua sofferenza, non può crederci molto. Cioè, puoi dirgli, comprendo bene, comprendo bene che tu non ti fidi di me. Che non ti fidi di me. Perché io ti ho abbandonato per tanti anni. Perché ti ho abbandonato per tanti anni. Ma ti assicuro che adesso io finalmente ho capito. Che io finalmente ho capito. E che adesso con l'aiuto che sto ricevendo. E che adesso con l'aiuto che sto ricevendo. Metterò tutto il mio impegno. Metterò tutto il mio impegno. Per renderti finalmente libera e felice. Per renderti finalmente libera e felice. È vero, ce lo metterai. Sì. Guarda la bambina, come reagisce? Mi sorride. Un altro passaggio, mi sorride. Ok. Adesso, al microfono, apri le braccia così. E poi, siccome hai detto vuoi abbracciarla, immagina di avvicinarti 10 centimetri a lei. E guarda se lei rimane ferma o scappa. È lì. È lì. Allora fai altri 10 centimetri. La bambina si è alzata. Per scappare? No. Allora fai altri 10 centimetri. Ha le braccia aperte anche lei. Su 3 minuti lavoriamo. Prima era così, adesso è così. Ok, tu continua a avvicinarti un po'. Adesso anche lei si avvicina, cioè, vedete, lo fa dopo, prima parte lei, è l'adulto, il genitore che deve andare incontro al bambino, ma poi il bambino reagisce subito. Quindi vi state avvicinando con le braccia aperte, l'una all'altra. Ok, allora continua ad andare vicino, avvicinati.
proprio vicini. Quindi tra voi comincia a scorrere amore, perché anche lei ha le braccia aperte e ti sorride e si avvicina. Ok? Quando è qui in mezzo alle braccia, ci sei? Allora pian piano fai così e poi te la porti vicino al cuore. Adesso come sta la bambina? Piange. Che tipo di pianto è? Piange di felicità, era quello che ha sempre desiderato. Sono decenni che sta aspettando questo momento. E tu, mentre la bimba piange di felicità, come stai? Piange. Tra 0 e 10 quanto stai bene tu? 10 ci può bastare. Adesso devi dire a questa bimba, da adesso in avanti, sarai il mio primo pensiero al mattino. Sarai il mio primo pensiero al mattino. E l'ultimo la sera. E l'ultimo la sera. Tu sei la cosa più importante della mia vita. Ci credi? È quello che è. Ok. Tu comprendi adesso che prima eravate esiliate l'una dall'altra, adesso ritornate e vi incontrate di nuovo. Una madre che non vede il bambino da anni e anni. Ora finalmente siete insieme. Ok? Dire, questo è il momento più importante della mia vita. Questo è il momento più importante della mia vita. Quello in cui io mi riunisco, divento uno. Quello in cui mi riunisco, divento uno. E quindi smetto di compiere ingiustizia. E quindi smetto di compiere ingiustizia. Da adulto che non ascolto più. Ok. Adesso ci prendiamo bene. Possiamo anche fermarci qua, perché adesso c'è Tom. Certo. Abbiamo 20 minuti. Abbiamo 20 minuti. Ecco. Vabbè, poi è ovvio che avrete delle domande, dei sospetti, delle maledizioni che ci volete mandare. Comunque tu adesso cerca di ripararti dalle maledizioni, cioè, Armando, vedi che mi è incazzato, cioè, è rimasto malissimo Armando. Allora stenterete a crederlo, stenterete, però quando una persona fa questo lavoro e poi lo mantiene nel tempo con le opportune pratiche, la sua vita cambia, cioè quel problema che aveva prima non c'è più. Perché finalmente distingue tra quello che può fare e quello che non può fare. E quello che puoi fare è tantissimo là dentro, ma non è intestardendoti ad aprire porte che non si aprono, ma unendo le forze con altre persone, creando comunità e così via. Le cose da fare sono tantissime. Va bene, vabbè, poi completiamo sto lavoro, perché poi c'è da fare il Tonglen, cioè questa bambina nel suo corpo fisico, mentale, emotivo, spirituale ha molte sofferenze ancora. E lì bisogna poi chiedere, tu hai qualche problema fisico? Qualcuno dove? Se puoi dirlo. Dico, da dove comincio? Va bene, cioè, la schiena. Allora, anche lì
si può fare un lavoro di Tonglen, togliere la sofferenza che c'è nella schiena, perché non nasce adesso, cioè una schiena se ti fa male, mica a caso, cioè, comunque si inspira, Tonglen è una pratica straordinaria, inspiri la sofferenza, la porti nel tuo cuore e la lasci scendere lungo la terra, così. Fai questo lavoro qua. E dopodiché espiri invece serenità, luce, queste cose. Ma facciamo qua a parte, ci vediamo i prossimi giorni, non possiamo farlo adesso, va bene? Seguiamo il suggerimento, grazie, grazie molte, grazie. Sentiamo il secondo pezzo, che è quello che è più coerente col lavoro che stiamo facendo. Thank you.
Allora, questo lavoro richiede da parte di chi lo conduce di utilizzare la parola amorevole, gentile, e poi anche da parte della persona che ripete le parole. Queste parole devono essere amorevoli e gentili, altrimenti la parte interiore non si apre così, continua a diffidare. Chiamiamo VGA, questa parola, voce gentile, amorevole, prendendo i quattro brahma, viara, metta, mudita, karuna, upekkha, quattro brahma, cioè del mondo, e parola amorevole, metta, parola gentile. E anche un'applicazione, no, del principio, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, quindi l'amore per sé, l'amore per gli altri. Amore per gli altri comporta un incremento poi della coscienza via via. Quando la coscienza cresce, si alza, è come se si alzasse il punto di vista. Quando siamo a un livello di coscienza ancora piccolo, è come vedessimo il mondo da qua, da questa altezza. E quindi vediamo questo, più su, vediamo di più, più, fino che arriviamo a vedere l'insieme. Cioè abbiamo una visione anche del mondo esterno che non è più condizionata dalle menzogne sistematiche di questo potere. Fa parte di questo lavoro, questo modello che avete visto, cioè il rapporto di oppressione che c'era con i genitori, si viene riprodotto al proprio interno, togliere questo rapporto, trasformarlo in un rapporto amorevole, è un passo importante. Chiamiamo questo, questo, più questo, modello base. Questo va messo a posto in tutte le persone, perché se non è a posto, la psiche non è sana, c'è patologia, c'è sofferenza. Poi però, se continuiamo a vivere dentro questo mondo dove tutti soffrono, non è che possiamo star bene. È ovvio che questo mondo va cambiato. Bisogna contribuire al regno di Dio sulla terra. Quindi c'è un'altra domanda, una domanda base. Ma cosa posso fare io in questo momento e in tutti i momenti della mia vita per risolvere? Prima mettere a posto questo, senza il quale io deformo la realtà, non capisco cosa succede. Sono preda di rabbia, tristezza, paura. Ma quando comincio a vedere le cose, non posso lasciarle così. Nel mondo del buddismo si parla di bodhisattva, la persona che ha realizzato già un livello alto, e poi però sta nel mondo perché vede la sofferenza nel mondo e vuole cercare di scioglierla. Ora, occuparsi del mondo non è occuparsi degli affari altrui, è il nostro mondo. Noi soffriamo tutti. Ora, potremmo dire che tutti soffriamo per le guerre che ci sono. È ovvio che chi ci sta dentro soffre di più di noi. Noi adesso siamo seduti sul comodo seggiole, direi che anche tu stai seduta bene, non è mica ti sparano, hai delle ferite addosso. Però immaginate a Gaza, non ci sono ospedali. Le persone ferite sono tutte destinate a morire tra i tormenti. È ovvio che la soffrono tanto. E non solo lì, in tante parti del mondo ci sono guerre. C'è di tutto, genocidio, c'è di tutto. Violenza sui bambini, c'è ogni sorta di orrori. Allora, spesso ci accade quando facciamo vedere queste cose, che le persone dicono no, no, io ne voglio sapere, perché sennò non mi inquieta questa cosa. Certo, ti inquieta fino a che
quando pensi a queste cose ti senti male. Ma che c'è da sentirsi male? Noi dobbiamo star bene per aiutare il mondo. Non sta male, che serve star male? Che ti serve star depresso? Quindi, via via che cresciamo come visione, ma noi stiamo bene, basta. Però, dentro, c'è un movente forte, che è quello di portare giustizia dove c'è ingiustizia. È un compito immenso. Se mi piace qui, siamo in chiusa, no? Che ore sono? Ci abbiamo quanti minuti? 5. 8 minuti. 8. Allora vi dico qualcosa più. A casa nostra adesso, prima è andata via una persona che mi è carissima, penso sono andate via diverse persone, da Camogli, una comunità, e stare vicino a me non è facile perché io, se uno ha dei pezzi che sono ancora qua, è mia intenzione forte portarli lì, ma le persone mica ci stanno. Ma la stessa cosa è successa a me, è successa tante volte. Però adesso le cose sono cambiate, adesso abbiamo persone, Camogli, che per la prima volta, in Aleph da nel 98, fino adesso 25 anni, quanto sono? Prima volta. Poi, ancora prima, per la prima volta hanno capito queste cose e lo fanno perché... Non perché glielo dico io, ma perché sono interessati quanto me. Quindi siamo un gruppo che abbiamo questa idea in testa. Da noi si è trasferito un sacerdote che era come Don Salvino. Ovviamente non proprio ben visto nella Chiesa, ovvio. Però hai ragione, perché la Chiesa purtroppo sta qua. Cioè, quella che si dovrebbe ispirarsi a Gesù, il sacerdote è colui che consacra la sua vita al Cristo. Ma quanti sacerdoti davvero ci sono? Quindi il grosso pezzo della Chiesa sta qua. Chi si trova qua è ovvio che venga emarginato, gli si parla dietro, gli si è perseguitato. Allora, Don Antonio si chiama, a casa nostra e noi abbiamo unito le nostre forze perché lui ovviamente è lì che vuole portare la trasformazione, io sono più per la società civile ed è lì, ma ci aiutiamo insieme. Tempo fa ho avuto l'intuizione che qui ci vogliono, ci sono le chiese vuote, le piazze vuote, riempire le piazze, riempire le chiese, ecco, questo ci vuole. Allora, perché vi parlo di Don Antonio? Perché Don Antonio ha cominciato a fare delle messe a casa nostra. E nelle ultime messe che ha fatto, quando parlava, diceva delle frasi che un tempo a me non mi dicevano niente. Per me un tempo andare a messa era una noia mortale, non ci sono più andato, non lo più sapevo. Anche perché poi io, avendo avuto a fare con dei preti che erano là, me ne avevo avuto abbastanza. Ma adesso è cambiato, adesso ho capito cosa vuol dire agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Come li toglie questi peccati del mondo? Beh, andiamo a vedere, andate a vedere il figlio di Zeffirelli, se l'avete visto, quando Gesù parla con Barabba, e Barabba gli dice, siamo pronti a seguirti, Rabbi, siamo tutti pronti a seguirti, se ci guidi, dici cosa dobbiamo fare. E dice, se abbiamo le spade pronte. E Gesù dice, ma chi ferisce di spada viene ucciso con la spada. Non è quello che è il mio insegnamento. Io vi insegno a perdonare i vostri nemici. Che se dovremmo perdonare Erode, dice. Tu, Barabba, devi capire che chi mi segue deve fare come gli dico. Perché il mondo che verrà è il mondo in cui il lupo e l'agnello vivranno insieme. Sì, certo. Poi però vai avanti nel film e vedi cosa lui deve fare per portare questo messaggio. No? Alla fine si lascia crocifiggere.
E nell'orto del Getsemani dice: Padre, lontana da me questo amaro calice, ma se questa è la volontà tua, sia fatta questa. Cioè lui è anche un uomo. Immaginate cosa vuol dire essere crocifissi. Chissà cosa vuol dire. E poi nel libro di Galimberti c'è una frase bellissima. Dice che quando i sacerdoti dal Sinedrio hanno fatto cercare Gesù, le guardie sono andate, poi tornano, ce l'hanno Gesù. E dicono: non l'avete trovato? Sì, l'abbiamo trovato. E allora perché non l'avete portato qua? E loro rispondono: non abbiamo mai trovato nessun uomo che parla così. Antonio spezza l'ostia e dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E veramente lui è così congruo che mi commuove. Quelle cose che prima andava a messa ma annoiavano, mi commuovono, perché Don Antonio è parola amorevole, è gentile, è dolce. E quindi io nelle messe ho sentito qualcosa qui, per cui adesso, quanti minuti? Uno. Allora, tagliando tutto, il finale, l'ultima cosa che è emersa, l'ultima, chiamiamola tecnica così, è qualcosa che è solo fisiologia. Cioè noi possiamo fare un lavoro sulla fisiologia, respiro, postura e basta. Che in un minuto, due minuti, trasforma la fisiologia e ci porta in uno stato di grazia. Che è una benedizione, ci sentiamo espansi, allargati. Stato di grazia vuol dire in cui le qualità dell'essere, le qualità dell'amore ci sono tutte. Poi l'ultima parte di quello è andare agli inferi, come è andato Gesù, e tornare alla risoluzione. Quindi provando quello stato di, che mi è capitato prima, quando ho detto quella frase, ci sono finito dentro. Noi dobbiamo essere in grado di andare agli inferi e soffrire quello che c'è da soffrire, per poi rinascere e risorgere. Ecco, questo è il futuro che ci aspetta. Di Don Antonio l'ho visto pure io, ovviamente, ed è l'unico prete che ho trovato come Don Salvino che chiama a parlare alle persone che stanno avanti, giusto per richiamare. Ovviamente il tempo è sempre poco, ma non è che tanto non è mai sufficiente, perché ora che mi ha ricordato che io lo seguo dal 2000 e non ho capito ancora niente, quindi diciamo c'è ancora però oscuro, perché non avevo capito io. Cioè queste ultime cose sono veloci. Prima era uno psicoterapeuta, uno psicologo, cioè una persona ignorante. La psicoterapia è quello. Rispetto, cioè la vera psicoterapia la fa Gesù, punto, basta. Cioè non c'è altro. Detto questo, vi do le notizie interessanti. Una, per dare seguito a questo discorso, si è quasi convinto, posso dirlo? Chi? Tu. Che dici, ma qua c'è un sacco di... Ma non è che facciamo qua delle cose? Mi hai detto questo? Certo che ti ho detto questo. Ma detto. Ho mai visto un posto come questo? Mai. Ma dove mai si è visto un posto come... Sì, gli interessi culturali, sì, vabbè, perché ci siete tu, siete lì, insomma, avete creato qua qualcosa di magico. Vabbè, quindi vi do questa notizia, insomma, che daremo seguito. Daremo seguito con una cosa strutturata.
quindi fatta proprio come si deve. Questa è la notizia. Ora dobbiamo abbandonare la sala, continueremo per chi vuole firmare le copie, chi vuole acquistare i libri qua ad Abbraccio alla Vita, continuiamo il firmacopie dell'Abbraccio alla Vita per liberare la sala. Passando dall'uscita vedrete che c'è una cassetta colorata fatta bene, cioè bella, una bella cassetta dove c'è scritto contributo volontario. Non la in, cioè cercate di proprio non, mentre uscite leggete, cioè la cassetta, c'è la cassetta. Grazie e ci vediamo ad Abbraccio alla Vita per chi vuole rimanere con noi. Di là. Allora prendi la cassetta e mettila di là. Se scorciatoie. Se no sta la precatura.